Ciao amici nerd, bentornati sul canale. State per vedere le immagini del primo viaggio di gruppo di Affari da Nerd. Dopo 2 anni di preparazione sono finalmente riuscito a portare qualcuno dei nostri iscritti su al nord, a Billund in Danimarca, nella patria dei mattoncini Lego. In un weekend di 3 giorni abbiamo visitato il Lego Campus, la Lego House e il Legoland Billund. È stato un weekend veramente bello, all'insegna della passione per i Lego e per i collezionisti. Sto pensando anche di organizzare un nuovo viaggio, probabilmente a settembre, per cui se l'idea vi piace, vi prego di scriverlo nei commenti, così ho un po' il feedback per capire se c'è richiesta. In ogni modo, lascerò tutti i dettagli per un eventuale nuovo viaggio in descrizione, per cui andate a controllare se c'è qualche novità. Buona visione! Benvenuti a Billund nel primo viaggio di gruppo di Affari da Nerd. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati e siamo già davanti al nuovissimo campus Lego che è stato inaugurato meno di 2 settimane fa. Il Lego Campus è stato inaugurato il 5 aprile 2021 e con i suoi 54.000 metri quadrati è diventato il luogo di lavoro di oltre 2.000 dipendenti Lego. Il campus è stato progettato per fornire un ambiente giocoso, inclusivo e collaborativo che consente ai dipendenti di sviluppare le migliori esperienze di gioco per i bambini di tutto il mondo. Oltre alle zone di lavoro, dispone anche di diverse aree relax, come il parco esterno, la palestra, un cinema e anche alcuni alloggi per i parenti dei dipendenti in visita. Noi abbiamo potuto ammirarlo solo da fuori, ma è stato comunque bello poterlo visitare appena pochi giorni dopo la sua apertura, tutto nuovo e scintillante. Il secondo giorno l'abbiamo dedicato all'attrazione principale del nostro viaggio, la Lego House, una struttura di 12.000 metri quadrati che al suo interno custodisce oltre 25 milioni di mattoncini Lego. Un museo dell'azienda, un Lego store con alcune esclusive, ma soprattutto tantissime attività per grandi e piccini. Ed eccoci finalmente all'interno della Lego House. Un agente Lego ci ha già fatto un meet and greet di benvenuto, ci ha spiegato tutte le zone che potremo esplorare, le attività da fare oggi. Ognuno di noi ha un braccialetto con il proprio nome, che è scannerizzabile, per fare foto e video che poi verranno caricati sul sito Lego e scaricheremo alla fine della giornata. Cominciamo il nostro giro. Il grande salone d'ingresso è liberamente accessibile a tutti anche senza biglietto. Collega la zona pagamento con il caffè, il ristorante e il negozio, ma al suo interno troviamo già diverse opere e statue realizzate con mattoncini Lego, come questo mosaico che cambia a seconda dell'angolazione da cui lo guardi, o queste statue rappresentanti alcuni membri della famiglia Christiansen. Grazie! E siamo dentro! Sotto l'albero della creatività. Alto più di 15 metri e realizzato con oltre 6 milioni di mattoncini, l'albero della creatività racconta la storia del marchio Lego, dai primi giocattoli realizzati in legno come la famosa paperella, alle linee di set più amate nel corso degli anni. Sulla cima è presente una gru con degli operai, a simboleggiare che la crescita dell'azienda non è ancora terminata, ma è sempre un work in progress. Eccoci, dopo aver salito i 15 metri dell'albero della creatività, siamo arrivati nella Masterpiece Gallery, dove troviamo 3 enormi costruzioni di dinosauri, uno realizzato in tecnica Duplo, uno in tecnica Lego Classic e l'ultimo in tecnica Lego Technic. E poi esposte lungo tutta la parete ci sono le opere più belle, che cambiano continuamente, quindi diverse mock. In questo caso abbiamo mock realizzate da, Lego Designers. Entriamo adesso nella zona verde, che è quella dedicata alle social skills e al nostro amato personaggio minifigure. Infatti avremo una zona dove realizzare le nostre minifigure personalizzate. Questa zona dove le minifigure prendono vita all'interno di città enormi e un'ultima attività dove realizzare dei filmati stop motion con i nostri personaggi. Ok, è arrivato il momento di fare la nostra storia stop motion con le minifigure che abbiamo costruito prima. L'idea è che ci sia un coniglio che scappa su uno snowboard, è seguito dal tizio snowboard che vuole riprenderlo. E nella città succedono altre cose. Vediamo se c'è qualcosa di decente.
adesso siamo nella zona blu dove verranno sviluppate le attività cognitive. Per cui in questa zona si possono costruire pezzi di una città e vedere che cresce interattivamente rispetto a quello che mettiamo sul tabellone. Da questa parte tutta la zona delle macchine da corsa e là dietro un'attività con i robot. Proviamole tutte. Qua ho messo un negozio. Allora Laura ha costruito un negozio qua, però adesso c'è bisogno di case per ospitare i lavoratori. E allora metto una mia casetta rossa, vediamo se piace. Oh, guarda come vengono a abitare. Bellissimo. La zona rossa è la zona della creatività, con una mega cascata e un sacco di mattoncini per costruire quello che vogliamo. Io ho costruito un arcobaleno e lo lascerò più o meno qui. Ok, adesso siamo al Mini Chef Restaurant all'interno della Lego House. È un ristorante molto particolare perché per ordinare bisogna imparare il linguaggio delle minifigure. Quindi per ordinare adesso noi dovremo comporre il nostro menu utilizzando dei mattoncini Lego a seconda di quello che vogliamo mangiare. Poi scannerizzeremo tutto in questa macchina e non appena sarà pronto i robot ci chiameranno per ritirare il pasto. Arigato gozaimasu. Pork. Pork, allora è mio. E... qua la zucca, l'insalata di cavolo, il salmone e le patate dolci. Yum, yum. Yeah. E c'è anche una minifigure esclusiva. Sarebbe solo per i bambini, ma se lo chiediamo, la danno anche i bambini cresciuti. La zona gialla è quella dedicata allo sviluppo delle emozioni, dove potremo costruire un nostro pesce e dargli vita in un acquario, un fiore giallo, oppure un personaggio che potrà ballare, danzare secondo i propri sentimenti. Proviamo. Zona pesci, ne costruisci uno, lo metti nella macchina, scannerizzi e siamo pronti per mandarlo nell'acquario. E... eccolo! Ed ex col nostro personaggio felice. Somiglia a Logo di Affari da Nerd? Non penso. Diamogli vita. Andiamo! Let's go! E nelle fondamenta della Lego House, la History Collection con la storia del marchio e alcuni dei set più iconici. Abbiamo lasciato per ultima la sezione della Lego House dedicata a un pubblico più adulto. Lasciate alle spalle i colori e i rumori dei piani superiori, qui le luci si abbassano, le pareti si scuriscono e ci si può concentrare nella scoperta della storia Lego, che nel 2022 compie 90 anni. Le vetrine sono piene di scatole di set, suddivise in ordine cronologico, e ognuno può riscoprire i giochi che più amava da bambino. Per me si tratta del primo castello di Harry Potter. I tavoli al centro della mostra sono interattivi e racchiudono tutti i set mai prodotti, che è possibile selezionare e salvare, anche se solo virtualmente, sul proprio braccialetto. All'uscita della Lego House ci aspetta un'ultima sorpresa. Ad ogni ospite è assegnata una combinazione univoca di 6 mattoncini rossi 2x4. Ne esistono più di 900 milioni differenti. Una macchina da presso fusione stampa e confeziona questi 6 mattoncini in diretta, che vengono lasciati come souvenir in omaggio insieme alla tessera identificativa della tua combinazione. Molto molto carino. E questa è la macchina in grado di stampare i mattoncini rossi, che vengono immediatamente stampati, confezionati e poi finiscono qui, dove possiamo prendere il nostro souvenir. La giornata non sarebbe però completa senza una visita al Lego Store, unico posto al mondo dove è possibile acquistare alcuni set esclusivi Lego House. Noi abbiamo preso il set Lego House Architecture, un paio di calamite, la papera e il nuovissimo set dedicato alla Master Builder Dagny Holm.
Anche gli altri membri del gruppo non si sono certo trattenuti. Con un bottino complessivo, niente male. L'ultima giornata l'abbiamo dedicata alla visita di Legoland Billund, il primo parco di divertimenti a tema Lego, inaugurato nel lontano 1968. Il cuore del parco è Miniland, una zona con decine e decine di modellini Lego in scala 1 a 20, rappresentanti principalmente monumenti e città della Danimarca e del Nord Europa, ma non mancano edifici famosi da ogni parte del mondo. Ci sono poi diverse attrazioni da tipico parco dei divertimenti, come le montagne russe, giostre, percorsi tematici, la casa degli orrori, la zona pirati, la zona western e una nuova zona dedicata al Lego Movie. Complessivamente il parco ci ha fatto una buona impressione. Il target sicuramente sono i bambini e le famiglie, ma ci sono davvero tantissime cose da fare, tant'è che una sola giornata non ci è bastata per girarlo tutto. Le principali attrazioni chiudono un'ora prima del parco e si può sfruttare questo tempo per passeggiare in Miniland o per fare shopping nell'enorme Lego Shop vicino all'uscita. Questo è probabilmente il più grande Lego Shop che abbiamo mai visitato, con tanto di casse a nastro come quelle dei supermercati. Le file per pagare poco prima della chiusura erano lunghissime. Dopo esserci riposati un po' in hotel, ci siamo diretti al vicino aeroporto e anche lì ci attendeva l'ennesimo Lego Store con un allettante set architecture esclusivo rappresentante appunto l'aeroporto di Billund e un goloso 20% di sconto su tutti i set. Difficile resistere considerando che, essendo lo store dopo i controlli di sicurezza, tutti gli acquisti potevano essere imbarcati gratis sull'aereo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, un grande grazie ovviamente a chi ha deciso di darci fiducia e di partire con noi in questo viaggio di gruppo. Di nuovo l'invito a lasciare nei commenti se vi interessa venire con noi a Billund per vedere di persona tutte queste belle cose e teniamoci aggiornati. Ciao!